siamo a Giugliano, siamo con l'Atletica Giugliano. Caprovitola ha sposato in pieno sia l'attività sia la sponsorizzazione di questa squadra. Sì, quest'anno pure abbiamo avuto una massiccia presenza, sono più di 1000 atleti di tutta la Campania e questo ci fa piacere, vuol dire che ogni anno piace questa gara a Giugliano e vengono i partecipanti. Il percorso su quanti chilometri si snoda? Il percorso è su 10 km, sono due giri di 5, è una corsa abbastanza pianeggiante e vengono atleti abbastanza forti perché fanno il tempo buono, è un percorso pianeggiante. Quindi quanto tempo si prevede? Penso che il primo ci metterà 30 minuti, non più di questo. Quindi molto veloce come... Velocissimo come percorso, proprio uno dei percorsi più veloci della Campania, anzi Podisti Doc l'ha ritenuto uno dei percorsi più veloci della Campania Giuliana. Bene, non mi resta che augurarvi un buon in bocca al lupo. Beh, a dopo, grazie a voi. Ormai 20 minuti, 30 minuti per la partenza. Sì, sì, siamo quasi pronti per questo, come ogni anno si rinnova l'appuntamento con la nostra bellissima gara dove quasi 1000 iscritti ci hanno onorato della loro presenza e il tempo anche c'è stato di grande aiuto. Speriamo bene, in bocca al lupo a tutti gli atleti. Io la conosco come atleta, stamattina invece la vedo impegnata nello staff. Sì, non potevo non dare un contributo alla mia squadra che è l'Atletica Giugliano, quindi non mi potevo allontanare. Siamo alla partenza, non poteva mancare il nostro amico Marco. Una gara particolare, ci sei sempre. Sì, è una gara particolare, è una gara baciata anche dal sole quest'anno e questo darà un quid in più per i 1000 atleti al via. Ma l'Atletica Giugliano è organizzatissima, sono ragazzi che si dedicano all'organizzazione in questo giorno. Gli altri 364 giorni all'anno rappresentano il territorio gareggiando ovunque, ma in questa giornata speciale si dedicano completamente ai loro colleghi, agli appassionati, a chi viene qui a Giugliano a vivere in memoria di Giuseppe Iacolare, perché ricordo gli amici di Giugliano non dimenticano la 15ª edizione, sarà una grandissima gara, Mimma Provitola ci sa fare, ha uno staff di ragazzi e ragazze straordinari, quindi ci divertiremo assieme. Assessore, una bella giornata di sport per Giugliano. Buongiorno, sicuramente siamo alla 15ª edizione di questo Memorial che ogni anno è sempre più numeroso con una forte partecipazione sia di residenti che dei paesi limitrofi e quindi anche fuori campagna. Abbiamo fatto di tutto per cercare di stare insieme all'associazione sportiva che ci vede uniti in questa bella giornata. Il tempo pure c'è clemente, una bella giornata, non c'è neanche freddo, quindi siamo tutti felici e che vinca il migliore. Atletica Finanza Sport Campania. Benissimo, come la giudicate questa gara? È bellissima, l'abbiamo fatto 4 volte, è una gara che è riuscita molto bene, bella, veloce. Lei in preghiera, Franco, giusto un istante, sto lavorando, dovreste capire. Ci raccoglieremo grazie agli amici di Versa. La vostra squadra, Podisti Libera. Dove avete? Siamo a Ottaviano, la sede sta a Ottaviano. Benissimo, come giudicate questa gara? Oh, molto bella, avete una bella organizzazione. Allora, qual è la squadra? Spesso la Runners, c'è anche la striscione qua dietro. Da dove venite? Santa Maria Vico, provincia di Caserta. Com'è la giudichi questa gara? Come? La giudichi questa gara? Ah, una bella gara, tu per corsi di 10 km, molto veloce, molto pianeggiante, ottima per fare il proprio tempo personale. Qual è il tuo tempo? Il mio tempo di riferimento si tende a 7 minuti più o meno, credo, o 38, non lo so. Andiamo a vedere poi oggi. Però le condizioni climatiche sono anche ottime, molto favorevoli. C'è anche il bel caldo e si spera di ottenere una bella prestazione. Capitano della squadra. Siamo con Capo Pampana, Bersaglieri di San Niti. Noi abbiamo la sede provinciale Benevento, abbiamo scelto questo nome perché racchiude un poco tutto il Sannio, quindi è una pampana che è nata con la sezione provinciale di Benevento e
nato nel 2007. Bene, cosa vuol dire essere bersagliere per la vita? Bersaglieri a 20 anni, bersaglieri per tutta la vita, significa avere uno spirito, diciamo, che è nato con la nostra, diciamo, presenza nel corpo del militare italiano. Io per esempio ho militato nell'ottavo bersaglieri di Pordenone, sono suonato nella fanfara dell'ottavo bersaglieri, e abbiamo realizzato questo sogno, diciamo, nel 2007 abbiamo costituito la fanfara Sannini. Siete? A Fragola. A Fragola, grazie. Che atletica siete? Le Capri News. No, noi siamo Campania Fenix. Voi invece a quale gruppo appartenete? Società. Ah, società, Eneas Bacoli. Bene, come la giudicate questa manifestazione? Bella, mi piace. Partecipo sempre, ogni anno. Buongiorno a tutti, questa è una bella giornata, questo è il Giuliano che vogliamo, siamo tutti impegnati per far sì che tali manifestazioni saranno da qui in inizio. Rappresenti la corsa della vittoria per tutti, del bene sul male, ma anche della serenità sui pensieri che prendono le famiglie di oggi. E allora, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sempre nei secoli dei secoli. Preghiamo. O Dio, manda il tuo angelo santo a visitare e custodire questo popolo che è itinerante per le strade di Giuliano, vuole dimostrargli l'affetto ma anche l'attenzione e la propensione alla pace e alla serenità. Ti prego di far scendere su di loro la tua benedizione. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio potente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Bye.
momento emozionante stamattina, si sono ricordati le persone scomparse, ma in realtà Giuliano sta avendo un bel momento in questa gara. Giuliano oggi è una città allegra, viva, colorata, con circa 1500 persone che la stanno attraversando tra corsa e passeggiata veloce, un momento molto bello. Ogni anno vedo che questa esperienza sta crescendo e che questo sport sta attirando sempre più appassionati. Noi li sosterremo e siamo sempre contenti di essere in base così. Don Tommaso stamattina è impartito la benedizione, sempre col suo sorriso, come quasi Giuliano si raccoglie nel momento in cui lei celebra qualche preghiera. Oggi è una bella giornata, per grazia di Dio, ed è una giornata bella anche perché ormai sta diventando un appuntamento questo di questo raduno regionale per correre per le strade di Giuliano. Mi auguro che non finisca qui, ma che continui nel futuro. Ai ragazzi ho augurato di correre sempre per la pace, la gioia e la serenità delle famiglie, non solo quelle di Giuliano, ma quelle di tutta la nostra nazione. Ne abbiamo bisogno di testimoni veritieri e loro con la loro corsa rappresentino proprio questo, la corsa della vita, che è fatta sì di imprevisti, ma è fatta anche di vittorie. Fiducia, siamo proiezione 4:22, 4:23, 43:40 il tempo finale per chi passa ora sotto l'arco Vasport. Aleva rimisa, va bene, segniamo il ritmo, proiezione 44. Bello vedere comunque la gioia dei coordinatori. 45 e 30 la proiezione, 4 e 33. Mentre gli atleti che sono in testa alla gara si stanno avvicinando al settimo chilometro. Quasi 7 chilometri, il settimo chilometro per Diego invece 5, 7 chilometri che poi si tufferà nell'organizzazione della meravigliosa 10 chilometri. Di Telese che poi intervenendo in mansione 21 d'ottobre. Via con la musica, via con la gioia. Riuscirà a staccare Gino Iannone, ci saranno pochissime probabilità della sua vittoria perché Gino è velocissimo. Michele c'è, allora ragazzi, 47 minuti, la proiezione, Nicolina, lei 4:42 da metà chilometro. Complimenti all'intera comunità di Giuliano che ogni anno sparando le sue porte e l'ospitalità alla massima espressione insieme a noi. Maria c'è, 48 minuti della proiezione finale per voi, 4:48 la media. 150 uomini, le prime 50 donne, i primi 30 che ne capisco a partire dalla 55 maschile e femminile. Dico gruppo giudici gare Napoli, grazie, grazie sempre più di sempre. Dai che siamo sotto il muro dei 50, proiezione 49 minuti per voi, 4:54 di media finale, c'è da portare conteggio vostri team e c'è da inserirsi nella classifica individuale. Dai. Giuliano con i suoi atleti, l'atletica Giuliano, Franco Tesò, complimenti sempre a Egizia, Filomena e Francesca in seconda e terza posizione, la mamma adesso al passaggio, quando sono 50 minuti da proiezione finale, 25 minuti al passaggio, Sasà, per Rode 0-0, con Marilisa che è in gara, Carlo che sta riprendendo per noi, 5 minuti a chilometro, Gigi, dove? Si show. 5 minuti a chilometro. Complimenti alla banda e team dei Seglieri Sanniti. 51 minuti in proiezione finale, 5:06. Mentre gli atleti che sono in testa alla gara si stanno avvicinando all'ottavo chilometro, mancano poco più di 9 chilometri alla vittoria finale, ma dobbiamo ancora aspettare 7 minuti e mezzo circa per vedere il
vincitore. La prima parte molto ragionata, la seconda parte sicuramente sarà di grossa accelerazione. Siamo sotto i 26 minuti da via, 5.12 la metà chilometro per voi, 52 minuti la proiezione finale. Podio c'è, Angelo pure, Teresa e Capua con noi. Complimenti ragazzi, bello il sorriso, la gioia, il piacere di esserci. Complimenti a tutti. Mina, benvenuta, passaggio. Forza ragazzi, il bello dell'esserci. 52.30 la proiezione finale, 5.15 la media chilometro per voi. E sempre e comunque un bel viaggiare. Tra 6 minuti circa il vincitore. Adesso c'è il passaggio quando siamo a 5.000, 53 minuti la proiezione finale, 5.18 la media per voi. Adesso c'è la vera passione, adesso c'è il, al di là del cronometro c'è solo il cuore che corre. Giovanna! Ragazze, complimenti e buon viaggio per New York! 54 minuti! Bentornato Ciocio, in gara con noi! Bentornato! 54 minuti! 5.24 da media chilometro, ora passaggio. Antonio San Innocente rinunziando pure, il 20 maggio ci saremo. Enzino, Enzino benvenuto, sempre presente, Giuliano non può, non deve mancare. 55 minuti da proiezione finale, 5.30 da media chilometro. Manca un chilometro e 500 metri, poco più, alle Luigi, poco più all'arrivo. Dovrebbero chiudere tra i 52.30 e cioè il 32.30 e 33 per la vittoria finale. Nicola, Run Lab, Ida bentornata. 28 minuti fa, nel ricordo di Giuseppe, nel ricordo di Michele, l'emozione di Giuliano. Giuseppe Iacolè, l'uomo di tanta passione, e Giuliano non dimentica, l'atletica Giuliano non vuole e non può dimenticare. Ancora atleti, 28 minuti e 20 da via, 56.40, 5.40 la media chilometro per gli atleti che passano ora sotto l'arco curato da Enzo Lamura e Viviana Celano per allestimentogare.it. Ragazze, ancora un giro. Ale Rosa, capo c'è. 57 minuti la proiezione finale, 5.42 la media. Rosa, vai! Un grazie agli sponsor, un grazie all'azienda, un grazie all'amministrazione comunale, un grazie alle forze dell'ordine, alla polizia municipale e alle protezioni civili per il gran lavoro che stanno facendo a nostro fianco, a fianco degli atleti, a fianco dello sport per eccellenza. Un grazie alla fanfara dei bersaglieri, sanita con noi. Siamo sotto la proiezione dell'ora di corsa, a chi passa ora? 59.20, alle ragazze, benvenuta Giuliano. Un chilometro all'arrivo, circa un chilometro all'arrivo, vedremo se sarà Aikrius Faleggiani. Ragazzi, ragazze, benvenuti a Giuliano e grazie per aver scelto la nostra gara. Rosa Di Martino c'è, Rosuccia. Un'ora di proiezione finale per voi. 6 minuti a chilometro ora. Bravi! Giovanni! Vediamo se Nando conferma quello che sta succedendo in testa. Mentre la banda va in attesa di avere notizie da Nando Bengivenga, dovremmo essere all'ultimo chilometro, proiezione finale ci dava un 32.30-33. Nando, Viviana, grande Vivi, giro di Annone ha dato, da quando l'abbiamo
abbiamo superato il nodo. 9, mancano 600 metri all'arrivo. Ok Nando, d'aspetto. Gira che non ha fatto selezione. Il più volte campione italiano dei 1500. Prestato negli ultimi anni a 10.000. In testa alla gara con 30 metri di vantaggio su Yusuf Aik. Uno portocolore dell'International Security Service, l'altro portocolore del team Ilaghetto. Siamo a 31 minuti. 10 secondi da via. Celeste, benvenuta Giuliano. Celeste Raffone con noi. Alle Gianni, un bacio, un abbraccio, un saluto carissimo a Letizia che ritroverà in gara a breve, a brevissimo. Tanto bentornata Giuliano, Letizia, l'anno prossimo sarai protagonista insieme a noi. 31 e 40 da via, mancano 400 metri all'arrivo. Attenzione che siamo in dirittura finale medicina. Naturalmente chi passa per Nando ha passaggio al primo giro. 32 minuti da via, 1 ore 04 la preazione finale, 6 e 24 la media per te. Nando, eccoci che ci siamo, previsto un 32-30-33 di time finale. Grazie Nando, Giro Iannone, eccolo qui, grande Giro che tra l'altro fa parte dell'esercito. Giro Iannone che vince 32-30 per lui, una seccata precisa. Che sensazione si prova a vincere questa gara? È una bella tentazione, è un bel percorso. Peccato che vabbè, le macchine sempre un casino, però alla fine ci siamo riusciti a finire la gara. Due minuti arrivano la prima donna. Due minuti e una decina di secondi per vedere la prima delle ragazze, mentre Giovanotti con Davide Astavis sottolinea l'arrivo di Gennaro Coppola, le stufe di Nerone. Gianni, benvenuto. 36 e 30 da via. 3, 39 al chilometro. Andiamo a chiudere. La classifica sarà ufficializzata dal gruppo giudici gare. La squadra di Zeno a realizzarla per noi, come sempre. Via Mario. Via ragazzi. 36 e 40 da via. Stava dominando la gara femminile e Giampie 37 e 10 3:43 a metà chilometro ora. Ale Francesco, andiamo a chiudere, siamo sotto il muro dei 3:45 chilometro. Dai che ci siamo, Gianfranco Bianco e Nea Sadan per appunto 3:45 la media tenuta da lui. Tra i 38 e 30 e 39 previsto il time finale di Loredana, ma farà molto meglio, eccolo qui Loredana che ha mantenuto il ritmo della prima parte, grande Loredana Bruciano sotto i 38.